Spettacolare incidente stradale a Centinarola nella serata di ieri. Un furgone fuori controllo è finito contro la recinzione di una casa. Si era fermato poco prima a prendere il pane nel panificio all'inizio di via Condotti, poco dopo le 20, ma un uomo, dopo essere ripartito per cause ancora da accertare, forse un guasto meccanico, si è schiantato col suo furgone, un Opel Vivaro, contro la recinzione di una casa a poche decine di metri dal panificio, tranciando di netto tubazioni del gas, acqua e contatore dell'Enel, scatenando un finimondo. Un violento getto d'acqua è iniziato a zampillare dalle tubature divelte, ma più pericolosamente si è sprigionata una perdita di gas notevole, con il reale rischio di un'esplosione nella zona, oltre che lasciare tutta la palazzina al buio. Uno scenario per nulla rassicurante che la squadra dei vigili del fuoco di Fano, arrivata in pochi minuti, la caserma infatti dista poche centinaia di metri dal luogo dell'impatto, ha isolato chiudendo per la sicurezza la strada ed allertando le squadre dell'Enel e dell'ASET che, operando sotto la luce delle fotoelettriche, hanno tamponato le perdite, scongiurando così ben più disastrose conseguenze. Ad avere la peggio è stato il proprietario dell'abitazione, al numero civico 53, che si è visto distruggere muretto di cinta e recinzione dello scoperto davanti alla casa. Nessuna conseguenza fisica invece per l'autista del mezzo della ditta Idea, che si occupa di insegne luminose.